E siamo a Montefiore, pronti per goderci questa serata, la maialata in piazza. Quest'anno il comitato, come sempre, tiene particolarmente a mettere a disposizione dei visitatori questi bus navetta, quindi un modo anche per arrivare tranquillamente in piazza e poi ritornare a prendere l'auto. E quindi noi prendiamo il bus navetta e ci vediamo in piazza, non cambiate canale. Ed eccoci a Montefiore, siamo arrivati per questa edizione della maialata. Noi ovviamente entreremo nelle cucine, faremo delle interviste, gusteremo l'ottima carne, berremo l'ottimo vino offerto dalla cantina di Ruscio. Ci sono tantissimi intrattenimenti, tra l'altro, c'è musica reggae, ci sono gli stornellatori per strada. Insomma, cosa stiamo aspettando? Maialata Montefiore 2015. Restate con noi. A tra poco. Montefiore, tanto per cantare, Fernando, insomma, voi questa sera state facendo divertire qui queste persone. Lui canta, tanto per cantare. La vita è bella mandata, mi voglio fare una serenata, e quando il sole scende muore, mi sento un cuore cantato. Tutti insieme, vai! Mirava le canzoni mie e marindondo di bugie. Dica. Eccoli, oh, adesso che abbiamo fatto questo pezzetto, complimenti. Allora, parliamo di voi, tanto per cantare, come nascete? Noi ci piace divertirci, ci piace a mangiare e a bere. Allora, qua è il posto giusto. Ovunque se mangia e se beve ci stiamo noi. Bravo, ci volete invitare? Noi non costiamo niente. Bravo. Tutto quello che mettiamo qui però ce lo portiamo a casa, oh, allora chissà se conviene di più invitarvi a cena o pagarvi. Che dite, conviene più invitarlo a cena o pagare? No, io a lui ho detto non te le fermo, io te le smuovo tutte. Guarda. Ebbene, io con questa allegria dei tanto per cantare vi do ufficialmente il benvenuto alla maialata qui a Montefiore dell'Aso, edizione 2015. Yeah! Tutta gente che si diverte, questa è l'estate qui a Montefiore, maialata, e non finisce qui, Ed eccomi nelle cucine della maialata di Montefiore. Io sono davanti a questa bontà. Qui stanno facendo la polenta. Ecco, vedete, poi la polenta verrà ovviamente guarnita o in bianco o in rosso con della squisita carne, ovviamente di maiale. Io adesso so che qui c'è
come si chiama questo bel signore? Fabio, Fabio, insomma, parliamo di questa polenta. Favolosa, straordinaria, una, veramente un risultato notevolissimo. Ecco, la vostra polenta, lo sappiamo, è molto rinomata, adesso qui si viene per mangiare la carne, ok, ma la vostra polenta è ottima perché rimane cremosissima. Qual è il trucco? È il vassoio di legno. Il vassoio di legno perché? Spieghiamolo. Perché dà il giusto rapporto tra l'umidità e la densità ed è una chicca. È una chicca che noi ovviamente assaggeremo e proseguiamo questo tour qui nelle cucine. Ecco, vedete, da questa parte appunto stanno guarnendo la polenta, vedete, con questo sugo macinato di maiale, quindi questa polenta che ci ha illustrato con sapientemente Fabio, ci ha fatto venire ancora di più l'acquolina. Qui ci sono queste belle signore che la stanno guarnendo con un bel macinato, quindi rossa e bianca, così tutti sono soddisfatti. Allora signora, questo sughetto, c'è un trucco per farlo così buono? Secondo me è la scorza d'arancia e poi il maiale, dipende dalla qualità dell'animale. Come sono le presenze questa sera? Questa sera vanno bene, direi che sono in media con gli altri anni precedenti, diciamo che ieri e l'altro ieri invece sono state abbastanza basse per via del maltempo. Quindi questa sera si recupera qui a Montefiore, noi continuiamo, qui c'è il reparto, ecco, dei fritti, quindi abbiamo patatine fritte eccetera, e poi invece proseguendo qui abbiamo il pezzo forte, perché qui abbiamo la distribuzione della carne, quindi costatine di maiale, salsicce, braciole guarnite con dei fantastici pomodori San Marzano. Adesso poi andiamo a vedere anche dov'è che proprio la cuociono la carne, su queste griglie, eh? Qui ogni anno sempre il top, solo qui alla Maialata a Montefiore. Amici, che accolina, ecco, qui è dove si cuoce la carne, ovviamente sulle braci ardenti. Ecco, guardate queste belle braciole di maiale, che delizia. Poi ci sono anche le costine, sentite, vi farei sentire che profumo che c'è. Io non, peccato che non si possano sentire gli odori dalla telecamera, c'è un profumo veramente squisito, eccezionale, veramente non vedo l'ora di assaggiarle. Quest'anno veramente la maialata qui a Montefiore, almeno la giornata di oggi, sta registrando veramente tantissime presenze. Purtroppo ci sono stati due giorni di cattivo tempo, ma oggi qui stiamo recuperando, Penso di sì. Quanti chili di carne state cuocendo fino adesso? 2-3 quintali la sera. Ancora non è finita, No, poi ci manca. Fino al 19 qua si mangia. Ci manca ancora un paio d'ore. E quindi io vi lascio con queste immagini veramente golose. Io sono con il presidente della Maialata, Luigi Marchetti, eccoci qua per questa edizione 2015, tantissimi i numeri, tantissime le persone quindi che hanno scelto ancora una volta Montefiore per trascorrere una serata, quindi penso che da parte vostra insomma ci sia grande soddisfazione. Sì, stasera è una grandissima soddisfazione perché l'agenda è proprio tanta, non si riesce nemmeno a servirli tutti perché manca i tavoli, manca... L'organizzazione c'è, la merce, la carne c'è, però non c'è posto più per mettere la gente. E niente, è stata una serata proprio spettacolosa perché altre due sere, ieri sera e avanti ieri sera, ha piovuto, loro si è riversata tutto oggi la gente. E le ringrazio immensamente perché ci fa tanto piacere a vedere questa gente a Montefiore. Beh, tantissime appunto le persone a Montefiore, ovviamente un grande grazie va a tutti coloro che sono nelle cucine a lavorare, a far sì che tutto questo fantastico cibo venga distribuito. Sì, sì, i meriti sono di tutti, dal bambino a quello più anziano, perché qui ci lavora 150 persone. Noi dell'organizzazione facciamo, ma se non c'è questa gente che ci aiuta non si fa niente. Quindi un modo per gustare dell'ottimo cibo e fare anche un giro per Montefiore, perché Montefiore è veramente carina. Sì, Montefiore è caratteristica, insomma, che ti posso dire, c'è tutto. Bisogna visitarla. Presidente, bisogna vederla, insomma, per vedere che è Montefiore. Beh, presidente è emozionato, io vorrei che noi insieme dicessimo buona maialata. Vai, presidente. Buona maialata. 2015, Montefiore.
Francesco Di Ruscio, titolare della cantina Di Ruscio qui a Campofilone. Ecco, voi quest'anno avete scelto di fornire i vostri vini alla Maialata in piazza di Montefiore. Parliamo della vostra azienda e soprattutto da quanti anni siete sul nostro territorio. Sì, la nostra azienda è nata oltre 60 anni fa da mio nonno, Dante, è nata qui in questa zona, poi si è sviluppata attraverso i figli e poi adesso mio padre ha proseguito l'azienda e poi io e mio fratello rappresentiamo la terza generazione. E adesso lo sviluppo ultimo che abbiamo fatto è stato quello di questa nuova sede, è tutta nuova per accogliere le persone, fare degli assaggi e spiegare un po' quella che è la nostra storia, il nostro modo di lavorare. La selezione delle migliori uve per dare il meglio dei vini, tutti i vini tipicamente marchigiani IGT. Sì, sì, beh, cioè, sia mio fratello che mio padre sono tutti e due enologi e il loro lavoro è quello di selezionare le migliori uve della zona ed acquistarle per fare i nostri prodotti. E oltre a questo fanno delle consulenze proprio per i nostri fornitori storici per far sviluppare al meglio il loro prodotto, che poi ovviamente se l'uva viene buona il vino viene buono. Qual è il prodotto di cui andate più fieri, il vino di cui andate più fieri? Ma sicuramente c'è il Rosso del Poeta come rosso, che è un rosso biceno, quindi una DOC storica delle Marche affinata in barrique. E poi come bianco c'è il pecorino, che viene lavorato da mio fratello in modo alla grande, proprio per far estrarre tutti i profumi e il miglior gusto possibile. Beh, allora quest'anno alla Maialata di Montefiore si berrà bene, perché si berranno i vini di Cantina Di Ruscio. Esatto, proprio per la Maialata abbiamo fatto una selezione, questa volta di Passerina come bianco, e abbiamo scelto un rosso, un IGT rosso, che è un Cabernet di 13 gradi e mezzo, che si accompagna perfettamente con i prodotti della Maialata. E quindi per tutti coloro che a casa amano il buon vino, Cantina Di Ruscio a Campofilone. Io sono con Mario Di Ruscio, titolare insieme ai figli sempre di Cantina Di Ruscio. Tra l'altro voi avete, ecco, una stanza veramente bellissima, ultramoderna. Cosa si fa qua? Qui è stata ideata per fare delle degustazioni e fare delle piccole merende per della gente che vuole assaggiare i nostri prodotti, e abbiamo creato questo bell'ambiente per essere accogliente e anche per vendere un po' meglio il vino. Come si può venire a sapere di questi eventi? Avete una pagina Facebook? Sì, abbiamo una pagina Facebook e poi tramite internet si possono collegare direttamente, parla con mio figlio e prendo un appuntamento per fare delle degustazioni. Quindi un bel like sulla pagina Facebook Cantine Di Ruscio e saprete quali saranno gli appuntamenti che potrete degustare qui. Quindi buon vino e anche cibo. Sì, grazie. Che bel connubio, Cantina Di Ruscio, Campofilone. Saltare, 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 forza, tutti quanti saltare, saltare, Montefiore, dove sei? Forza a tutti saltare, ale! Finché vedrai, sento la bandiera gialla, tu saprai che ti si balla, che l'inferno volerai, ai, ai, e saprai quanto c'è. Bandiera gialla, e la gioia tu è bella, e ton cuore batterà. Reggae! E vedrai, sventolare bandiera, tu saprai che qui sì, ed il tempo volerà. Saprai, quando c'è bandiera, cuore e batterà. Saltare, saltare, oh, fino che vedrai, sei tua bandiera gialla, tu saprai che qui si balla, e nel tempo volerai, ai, 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 saprai quando c'è bandiera gialla, e la gioventù è bella, che tuo cuore batterà. Woo!
Rocchi, che fa parte del comitato Maialata Montefiore. Beh Stefano, siamo arrivati a questa 19esima edizione, veramente tantissime le presenze che questa sera, nonostante i due giorni di pioggia precedenti, hanno riempito questa piazza. Sicuramente, oggi abbiamo recuperato le due giornate precedenti che sono state un po' così condizionate dalla pioggia, però quella di oggi è stata veramente la serata che abbiamo battuto tutti i record di tutti questi 19 anni. Una Montefiore che vive, tra l'altro una Montefiore che organizza diverse manifestazioni, sì, perché finita la Maialata ce ne saranno anche altre iniziative. Sì, terminata la Maialata sarà la Polisportiva che organizzerà un'altra sagra, la festa della Pumarola, e poi dopo altre manifestazioni organizzate da altre associazioni. Sì, Montefiore che comunque organizza molto viva con le associazioni locali. Ecco Stefano, un'ultima battuta, beh, quanto è importante fare queste feste anche per far conoscere il nostro bel territorio, in questo caso si parla di una piccola realtà ma che ha veramente tanto tanto da offrire. Beh no, sicuramente la Maialata ormai ha una valenza regionale e ricordiamo che gli utili della Maialata andranno a... hanno una valenza sociale, perché l'anno scorso abbiamo acquistato un mezzo per disabili e quest'anno, con gli utili di quest'anno, andremo ad acquistare probabilmente un'ambulanza per la Croce Verde di Montefiore. Quindi bellissima iniziativa, un plauso penso che vada anche a tutte le persone, più di 150 che hanno lavorato questa sera, non si vedono ma penso vadano ringraziate. Il merito è soprattutto loro, soprattutto sia per oggi che anche per questi giorni precedenti, dove hanno veramente dato il massimo con la pioggia, asciugando i tavoli, hanno fatto lavoro immane, quindi il merito è soprattutto loro e di noi che comunque li cerchiamo di metterli al meglio per poter realizzare questa festa così grande. Bene Stefano, come ho fatto anche con gli altri intervistati, adesso è d'obbligo dire buona Maialata a Montefiore, vai! Buona Maialata a Montefiore, ci vediamo anche quest'altri due giorni e un saluto a FMTV. Come ti sei trovato questa sera? Molto bene, si mangia veramente in maniera fantastica. E ogni anno vengo spessissimo qui nelle Marche, però cerco di far capitare sempre le ferie durante la Maialata perché mi piace proprio venire a mangiare. Il cibo che hai preferito? E le costine. Il divertimento di questa sera? Guarda, ti dico la verità, siamo arrivati un po' tardi, abbiamo solo mangiato, il divertimento ancora devo guardare, insomma, devo ancora andare a vedere cosa c'è. Beh, spero che te lo godi al massimo. Grazie mille. Come vi siete trovati questa sera? Bene. Benissimo. Bene, bene. Una parola in più? Da spendere? Le ho finite. Ho fatto 100 vetrine. Vai. Il ragazzo di 100 vetrine. Come ti sei trovato questa sera? Bene, bene. Tutto molto buono, una bella festa. Ci ritroveremo sicuramente. Da Montefiore, Maialata 2015. Bene amici, io sono qui in un reparto che non si vede ma veramente è importante, il lavaggio delle tavolette della Bolente. Sono con Candido, che è addetto appunto a questa mansione. Candido, allora com'è andata questa serata? Benissimo, e stasera abbiamo lavorato tantissimo, ci arriviamo secondo le tavolette che bisogna lavare, più o meno... e facciamo il conto delle persone che l'hanno mangiato. Ecco, quante ne eravate fino adesso di tavolette, Candido? Non sono riuscito a contarle. Ma ragazzi, ma qua c'è tanta gente. Beh, adesso io vorrei che Candido, per gli amici a casa di FM TV, ci facesse vedere come si lava bene una tavoletta, perché amici dovete sapere che qui a Montefiore c'è un'igiene veramente impeccabile e adesso il nostro amico Candido ci farà vedere come si lava perfettamente una tavoletta. Andiamo, dai Candido, insegnami. Allora, ecco, vedete amici, qui in queste cassette ci sono le tavolette sporche dei resti della buonissima polenta che abbiamo mangiato, veramente buona. Io devo dire, ho avuto un debole per quella bianca, con un sugo veramente eccezionale e un macinato ottimo. Allora, si mettono tutte in fila, ecco qua. Ah, vedete, ecco, si inclina, quindi si bloccano le tavolette e poi con l'idropulitrice, ecco che entra in azione Candido. Che le fa? Ci conviene spostarci, ci dicono al cameraman. Ecco qua, vedete? Idropulitrice, notare anche l'abbigliamento di Candido, è proprio apposta per non bagnarsi. E con questa idropulitrice le tavolette vengono
perfettamente pulite, pronte per essere nuovamente riempite dalla squisita polenta qui di Montefiore. È stata una serata veramente stupenda, cibo ottimo, ottima accoglienza e delle persone veramente socievoli. Mi sono trovata veramente bene e il divertimento non finisce qui. Le gambe tremano, ska, ska, forse sono vedi, vedi, d'amore. Guarda come dono, guarda come dono, con lo ska. Con le gambe d'amore, con le gambe d'amore, ballo ska. Sarà perché io conto, saranno gli altri tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole. Vieni contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, con lo ska. Con le campanaco, con le campanaco, campo ska. Io sono con Gabriele Luciani, presidente della Polisportiva di Montefiore, e il vicepresidente Jonathan Napoleoni, l'accoppiata vincente. Buonasera. Allora, abbiamo detto che Montefiore è una città che ha voglia di vivere, ha voglia di fare, e tra l'altro proprio alla fine della maglialata ci sarà la festa del pomodoro organizzata da voi. Certo, è una festa che abbiamo organizzato per cercare di divertirci. È una festa giovane, diciamo. Il pomodoro rappresenta un po' di... L'estate, esatto, dai, esatto, diciamolo, esatto, esatto, esatto. Vicepresidente, tra l'altro qua il presidente l'abbiamo molto emozionato, ecco quanto è importante organizzare queste manifestazioni per far divertire gli abitanti di Montefiore, ma non solo, perché poi sappiamo che qui vengono anche da altri paesi. È importante anche per finanziare, diciamo, la polisportiva, che comunque vive di sponsorizzazioni, vive di realtà di questo genere, quindi è importante per noi, ecco, accumulare dei fondi per poter attingere a delle attività per i bambini, quindi per non lasciare, diciamo, questi ragazzi, di vederli, diciamo così, dispersi nel nulla, e abbiamo pensato appunto di fare questa manifestazione appunto per incentivare a livello economico questa società sportiva, che ci permette appunto di poter portare avanti un progetto di giovani che poi possono essere utili per giocare in prima squadra, e poi è anche utile come progetto per costruire all'interno appunto di questa realtà. Adesso mi sono un po' incartato. Concretizzare, diciamo, questi giovani, ecco, concretizzare questi talenti che scelgono la Polisportiva di Montefiore, magari diventeranno, chissà, delle star dello sport. Dai, noi ci crediamo. Non puntiamo a questo, sicuramente.
Sentiamo il presidente. Più che altro deve stare nel senso nella vita, una vita quotidiana, e soprattutto noi facciamo attività sociale per i ragazzi perché è importante per il paese un piccolo come il nostro. Cioè è importante per anche l'educazione, diciamolo. Esatto, è anche un'educazione, via. Beh, amici, allora eccoci qua davanti a lui, al maiale che ci accompagna, no? Ci ha accompagnato all'interno della maialata e ci accompagna anche per la fine, sì, perché la maialata termina qui. Beh, è stata una serata stupenda. Beh, Marinella, che cosa possiamo dire di più? Beh, Monica, che si può dire? Abbiamo mangiato da scoppiare, abbiamo bevuto, siamo state in compagnia, ci siamo divertite, più di così. Tanta bella gente, veramente, amici, qua a Montefiore, un'accoglienza eccezionale. Abbiamo chiuso in bellezza tra i balli, ovviamente, del gruppo che ha allietato questa serata. Che devo dirvi, amici, Montefiore per la Maialata 2015 termina qui, ma non terminano ovviamente gli altri appuntamenti che potete trovare a Montefiore, dalla festa della polisportiva, poi andando avanti si arriverà fino al carnevale. The Summer is Magic termina qui, buona estate per quello che ne rimane di questo mese e noi vi invitiamo sempre a seguirci sul nostro canale, su FM TV di Marca, canale 211. Il saluto da Monica e Marinella. Buona estate, il nostro motto è andiamo a vivere sempre. Vivere. Ciao. È un ricordo senza tempo, vivere. È un po' come perdere tempo a vivere. E sorridere.